Ciao e benvenuti nell'angolo della Peppa. Io e Peppa oggi dobbiamo raccontarvi una cosa bellissima. Vieni Peppi, vieni, vieni amore. Oppa, ciao. Ecco qua. Allora, c'è un fiore di Bach per gli animali. I fiori di Bach possono essere utilizzati sia per le persone ma anche per gli animali e funzionano benissimo. C'è un fiore che si chiama Walnut, è il fiore del noce. È il fiore che serve per aiutare il tuo animale a superare una crisi d'adattamento, nel senso quando magari durante il percorso di vita deve affrontare delle situazioni dove deve di nuovo creare, mio amore, una specie di adattamento rispetto a ciò che serve. Per esempio lei adesso vi racconterà la sua storia. Prego. Dai. Cosa? No. Dice che preferisce che lo dica io. Allora, Peppa cosa fa? È nata nel Salento, in Puglia, un posto meraviglioso. Purtroppo erano 7 fratellini, anzi 8, abbandonati in un campo, al freddo. Vieni qua, aiuto, se ne va. Devo riniziare. No, vai pure. Erano nel Salento e avevano freddo, era dicembre, sono stati trovati in un campo, avevano fame, avevano freddo e un ragazzo esattamente a Ugento, un paesino del Salento, li ha trovati e li ha presi. Tutti insieme li ha portati da un benzinaio di Presicce che ha messo una cesta con tutti questi cuccioli per vedere di riuscire a sistemarli in qualche modo. Una signora che si chiamava Mina, sempre del Salento, l'ha vista e l'ha presa e l'ha portata con sé, solo che non poteva tenerla e quindi ha chiamato Paola, che era una ragazza sempre del Salento che si occupava di animali e di, diciamo, benessere degli amici a quattro zampe e l'hanno messa sul web. Io l'ho vista e mi sono innamorata di lei e l'abbiamo fatta salire da noi. Allora, questa è la sua storia, parte della sua storia, perché insomma vi racconterò poi altre cose di lei. Quello che è che lei era abituata a stare in strada, lei abitava per la strada, non è stata neanche abbandonata perché mi ero accorta da determinate sue modalità di fare, non so, tipo se aveva sete lei andava verso la ciotola, se la ciotola era vuota lei scavava nella ciotola per cercare di trovare l'acqua, quindi insomma credo proprio che fosse abituata proprio a arrangiarsi un po' da sola, un fai da te, no? E quindi è abituata a stare in strada, poi è stata presa, portata a casa di questa signora che aveva 10 gatti e 3 cani, non poteva tenerla e quindi lei si è abituata lì, poi è venuta da noi, ha dovuto abituarsi diversamente, no? A vivere in casa con delle regole della casa ed era veramente un po' frastornata all'inizio, no? Era cucciola, però era veramente, aveva questo occhio un po' perso di chi non sa proprio bene cosa gli stia capitando. Allora Walnut, il fiore di cui vi parlavo, messe 2 o 3 gocce, anche 4, nell'acqua della ciotola per quasi un mese, l'ha aiutata ad adattarsi meglio, no? A cercare di creare un po' più di morbidezza rispetto ai cambiamenti, quelli un po' repentini. Quindi se il vostro amico a 4 zampe ha bisogno di adattarsi a qualcosa di nuovo, o perché ha cambiato anche lui abitazione, o perché è arrivato qualcun altro, o è arrivato un bambino, oppure è mancato qualcuno, insomma quando ci sono delle situazioni nuove, questo fiore può essere d'aiuto. E il vostro amico a 4 zampe sono sicura che vi ringrazierà. A questo proposito noi abbiamo un po' di ringraziamenti da fare, è vero? Allora, grazie al ragazzo di Ugento che ti ha trovata, giusto? Poi grazie a chi? Al benzinaio di Presicce? Poi grazie a Mina, vero? Sì? Poi grazie a Paola, ok? Grazie a tutti voi che ci avete ascoltato e come sempre, dillo tu, grazie alla vita.